Ciao a tutti, io sono Elena e oggi vi voglio parlare di un pesce molto popolare, il Danio Rerio. È un piccolo pesce d'acqua dolce, in natura vive in Asia, soprattutto India, Bangladesh e Pakistan. Ha un'aspettativa di vita in cattività di circa 3-5 anni. È molto famoso anche per il suo basso prezzo. Solitamente si aggira attorno ai 2 euro. È un pesce adatto ai neofiti. Parliamo del carattere. È molto vivace. Ama nuotare tantissimo. Infatti, dà molto movimento in acquario. È un pesce da banco. Quindi deve vivere in gruppo. Consiglio di acquistare dagli 8 esemplari in su. A volte è possibile vederli rincorrersi tra di loro per stabilire la gerarchia. Parliamo della convivenza. È un pesce molto pacifico, quindi sarà facile farlo vivere con altre specie. Attenzione però perché è un pesce che rimane di piccole dimensioni, massimo 4-5 centimetri, ma proprio massimo massimo. Pertanto è consigliato non allevarlo con pesci di grandi dimensioni, altrimenti potrebbe essere predato. Meglio se non allevati con pesci molto timidi, in quanto loro, essendo molto attivi e scatenati, potrebbero intimidirli. Com'è il loro acquario ideale? Anche se sono pesci piccoli, hanno bisogno di alti litraggi. Sicuramente preferiscono acquari che si sviluppino in lunghezza anziché in altezza, quindi almeno 80-90 cm di lunghezza per 40-45 cm di altezza. Consiglio di non scendere sotto i 90-100 litri. Ama gli acquari con molti nascondigli, grotte, anfratti e molto piantumati. Anche con piante galleggianti. L'acquario dovrà essere chiuso, sono degli ottimi salterini e non vogliamo rischiare di trovarli per terra il giorno dopo. La temperatura ideale va dai 18 ai 26 gradi e il pH deve essere compreso tra 6 e 7,5. Parliamo ora dell'alimentazione. Che cosa mangiano questi Danio Rerio? Sono dei pesci onnivori molto golosi, infatti, appena il cibo tocca la superficie, loro sono già pronti per divorarlo. Infatti, si cibano principalmente a pelo d'acqua. Basta vedere la loro struttura della bocca, vedete proprio che è rivolta verso l'alto. La loro bocca è anche molto piccola, quindi dobbiamo stare attenti a dare loro del cibo delle giuste dimensioni. Quindi meglio cibarli con microgranuli e cibo in scaglie sminuzzato. Oltre al cibo secco liofilizzato, ovviamente vanno nutriti anche con cibo surgelato o meglio vivo, come artemie, larve di zanzara, piccoli bloodworms e Daphne. Non sottovalutate il cibo. Una buona alimentazione ricca e varia garantirà una vita lunga e colori più accesi. Come riconoscere le femmine dai maschi? Le femmine sono un po' più rotonde nella zona del ventre e sono più grandi. Ultimo punto è come si riproduce il Danio Rerio. Il Danio Rerio depone le uova. Non è difficile riprodurre il Danio Rerio, ovviamente per far ciò avremo bisogno di un acquario dedicato a loro. Gli acquari di comunità non vanno bene. I genitori non effettuano nessuna cura parentale verso i piccoli avannotti o le uova, anzi, quando trovano le uova se le mangiano. Le uova poi si schiuderanno dopo 2 giorni all'incirca. Spero che questa scheda tecnica vi sia piaciuta. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!